affidamento ci consente di essere finalmente gestori legittimi del servizio idrico integrato nel distretto Napoli. I vantaggi immagino che saranno numerosi, ma soprattutto le prospettive di sviluppo saranno molto importanti, perché adesso abbiamo la possibilità di estendere le competenze dell'azienda anche al settore della depurazione. ABC gestirà per la prima volta l'intero ciclo integrato delle acque. Con l'affidamento da parte dell'ente idrico campano si mette l'azienda di proprietà del comune nelle condizioni di garantire un servizio più efficiente, efficace e sostenibile. È un passaggio che consentirà anche di accedere ai finanziamenti per migliorare il sistema delle infrastrutture idriche e fognarie e di poter pianificare lo sviluppo e il potenziamento del servizio. ABC è un'azienda pubblica, è un'azienda a totale capitale del Comune di Napoli, di proprietà del Comune di Napoli, è un'azienda che ha una storia secolare, doveva essere salvaguardato il know-how, le maestranze, e quindi questo lavoro che abbiamo messo in campo separando i distretti in sinergia con la Regione Campania ci ha portato a individuare Napoli città come distretto, e abbiamo avuto la possibilità poi di affidare ad ABC l'intero ciclo delle acque a Napoli città. Siamo pronti per poter chiedere tutti i finanziamenti PNRR di altro tipo, mentre prima non eravamo, diciamo, un soggetto in grado di chiedere, quindi i risvolti sono decisivi e tra l'altro i tempi sono stati incredibilmente brevi, perché la sinergia tra istituzioni, con la Regione, con EIC, ma anche i rapporti interni Comune, Giunta e Consiglio hanno funzionato perfettamente. La convenzione è stata presentata in sala giunta alla presenza, tra gli altri, del sindaco Gaetano Manfredi. C'è stata una grande sinergia istituzionale e questo è molto importante per i cittadini, perché la precondizione per poter accedere ai finanziamenti del PNRR, che consentiranno, una volta acquisiti, di poter intervenire in maniera massiccia sia sull'impianto fognario della città, che richiede investimenti importanti che mancano da anni, sia sull'efficientamento della distribuzione idrica, che anche questo in un momento in cui la risorsa acqua è un aspetto fondamentale per il futuro dei cittadini e delle comunità. Avere una rete di distribuzione efficiente significa avere costi bassi e acqua disponibile.